Ragazzacci, buona domenica. Allora, facciamo sbarbatina della domenica. Barba non tanto lunga. Oggi giorno e mezzo, 2 giorni scarsi di barba. Però è quello che il convento passa, e con questo andiamo avanti. Allora, oggi soggetto molto particolare, Phoenix Alpha Eclectic. È un rasoio che non è slante perché non piega la lametta, sennò che ha la testa un pochino inclinata rispetto all'asse del manico. Rasoio fra i più efficaci che ho, sicuramente. Rasoio, non so se definirlo tecnico, un pochino particolare anche nell'uso. E questo rasoio, ragazzi, o vi piace o non vi piace. Rade veramente, veramente, veramente profondo. Mentre parliamo del rasoio, andiamo a preparare il sapone. È un rasoio che, se gli prendete la mano, fa delle sbarbate eccezionali, perché veramente è un rasoio che va a una profondità che prendiamo un tocchettino di sapone. Oggi campioncino che dovrebbe essere alla rossa. Questo era Grooming Dead, sapone fatto per The Razor Company. E la rossa si sente un pochino poco, ci sento un sottofondo molto forte come di affumicato. Mentre metto un pochino, 2 gocce di acqua, sapone a sciogliere in ciotola, montiamo il rasoio anche, montiamo la lametta. Dicevo che è un rasoio che rade molto molto profondo. L'unica cosa è che, se non gli prendete la mano, non prendete l'angolo esatto di come va usato, perché è un po' particolare questo rasoio, può essere un rasoio che non vi piace. Questo io sicuramente non è un giornaliero. Questo secondo me va benissimo per farsi la barba, chi si fa la barba una volta a settimana. Perché, faccio vedere, guardate che gap, non so se potete vedere anche che esposizione ha la lametta. È veramente, fa paura, diciamo. Però quando gli prendete la mano molto molto leggera, questo rasoio, se non avete la mano leggera, non ve lo comprate, perché va ammazzate. È veramente un rasoio che rade, secondo me, molto molto bene. Pennino di oggi, Silver Tips. No, questo è il Giovanni, credo. No, Silver Tips, questo è un Silver Tips, ma non ricordo di Zenith, che vende l'amico Bruno, di Sbarba. Allora, mi sembra che sia il tips. Sapone si è sciolto veramente veloce, anche se mi sembra che ha fatto un po' a schiuma e ne ho preso anche parecchio, però vabbè, tanto senza pizzo, col pizzo abbiamo bisogno di poco sapone. Allora, profumazione del sapone, non me lo ricordo come si chiamava questo campione, che tuo sapone. Vi sono onesto, la profumazione non mi dice assolutamente niente. A me mi piace molto le profumazioni che sanno a rosa, ma questo, io la rosa non ce la sento assolutamente. Ma per niente la rosa, sento solo come un profumo affumicato. Anche come schiuma, boh, strano, perché i Grooming Dead normalmente fanno veramente una bella schiuma, però questo non è che stia facendo granché. Stanno sciupando questi campioncini, non lo so, però è strano perché più di un anno non hanno, non ha fatto una gran schiuma per niente. Va bene, allora andiamo
Fenix, qui la lametta, ragazzi, che ve lo devo fare. Si sente tipo sciavetta. E se mi volessi portare via il pizzo con questo, farei un secondo, ecco. Poi con questi canali di scarico è praticamente impossibile che si intasi. È un rasoio che richiede mano leggerissimissima. Zona baffi ora sarà un gran casino, perché con questa testa all'incirca non riesco a andare proprio. Vedete, non riesco a prendere proprio sotto il naso, dovrei andare di traverso, però con i baffi me li porto via. Allora, mi rinsapono. Ho tolto un po' di schiuma dal pizzo. Sapore non lo so, ragazzi, ma un po' deluso oggi, che non l'ho saputo montare io, boh. Però la mano si sente tutta, però con la mano leggera io mi ci trovo bene con questo rasoio. Certo, non è un rasoio che userei tutti i giorni. Però per esempio io lo sento più piacevole questo che l'R41 al taglio. Facciamo qualche ritocco qua sotto e un po' di contropelo, che veramente non ce n'è assolutamente bisogno. Più invecchio e più questa zona è difficile da radere. Direi, ragazzi, che ci siamo. Piallata pazzesca. Fatemi prendere un pochino lo sciavette per darmi un colpettino qui in zona baffi, perché per prendere lo sciavette senza lama prendo un po'. Fatemi prendere questo che l'ho usato l'altro giorno nella sbarbata, ancora c'è la stessa lametta.
Direi che ci siamo. A posto. Ci sciacquiamo un pochino. Diamo un filino di sapone appena appena. Passiamo un pochino di allume. Allora, bruciore assolutamente zero sulle guance e leggerissimo, leggerissimo zona bassa del collo, ma veramente niente. Cioè che con la mano leggera al serrasoio, diciamo che sa essere anche delicato. Scusate, un po' di tosse. Sbarbata, ragazzi, fantastica, sentiva. Liscio come la pubblicità dell'asta al limone sui piatti. Mamma mia, è piallata, ragazzi. Come fiatti, con l'asta al limone. Veramente, ragazzi, da soio, cioè, come profondità di taglio, non è secondo a nessuno. Vi ripeto, attenzione, se ve lo volete comprare, se la scimmia già vi sta saltando addosso, non è un rasoio semplice da usare, Ci vuole un po' di pazienza, capirlo, che... Mano leggerissima, però con mano leggera, ragazzi, per tenere ottimi, ottimi, ottimi risultati. Non lo userei sicuramente tutti i giorni, anche perché domani non c'ho barba, nonostante abbia una ricrescita veloce, ma talmente profondo che difficilmente alle 24 ore c'è barba per radere. E le lamette che ho usato, non so se ve le ho dette all'inizio, era una Herbie verde. Allora, che dire del sapone? Non mi è piaciuto niente. Non mi è piaciuto né la profumazione, no, sapore affumicato che con la rosa secondo me non ci sta per niente bene. E non lo so, il sapone, beh, la lama scivolare scivolava, però non è che mi abbia regalato una bella schiuma polposa, ecco. Niente in assoluto. Allora, mettiamo un po' di Monette come after di Abate Lavantia, che è alla rosa. Ah, questo è veramente buono, È la mia profumazione favorita di Abate. Lui e Vulcano sono quelle che mi piacciono di più. Bella, tanta roba, tanta tanta roba. Oggi si va a lavorare bello contento, bello, bello lucido, tocca lavorare anche oggi. Va bene ragazzacci, allora, pulita al naso come sempre, anche per oggi è tutto. Che la scimmia sia con voi, credo che Sbarba li vendeva, non so se ce li ha ancora, se no li dovete portare dall'America. Rasoio pazzesco, però ripeto, state attenti se lo comprate, è mano molto molto leggera. Ci vediamo alla prossima. Non dico niente dell'Italia perché è meglio.